la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Astroneer. Siamo nel terzo video ormai, abbiamo iniziato già a stabilire un pochettino la nostra base qui su questo pianeta ben poco ospitale. E che tra l'altro... Ah no, ero già fuori, vabbè. Lol, meglio così. Allora... Punto primo, mi spiace molto per lo scorso episodio che è venuto tutto rovinato come audio. Cercherò di ricaricarlo il prima possibile se riesco appena prima di pubblicare questo. Volevo ricontrollare che cosa avevamo fatto, ma non mi ricordo più. Sono certo che eravamo andati a esplorare quella zona là e avevamo trovato il posto, quel seggiolino e un po' di materiale, ma niente di che. E eravamo andati forse un po' anche nelle miniere là sotto a raccogliere del materiale, dei minerali. Allora, il prossimo obiettivo sarebbe assolutamente quello di fare dell'altra ricerca, però qua in giro non ho visto tanti alberi, cioè in realtà non ne ho visto proprio neanche uno di albero e questo potrebbe essere un po' un problema perché gli alberi forniscono sempre abbastanza moduli di ricerca e potrebbero essere davvero comodi. L'unico fatto è che non avendo... Andiamo a prendere la resina là, intanto se si è ricreata. Non avendo moduli di ricerca, non possiamo neanche fare dei mezzi più veloci o altre cose, quindi c'è ancora più difficile trovare degli alberi o così via. Potremmo però pensare di... Allora, mettiamo un po' di cose di resina qua. Continuare l'esplorazione del sottosuolo. No, niente, è finita la resina, porca miseria. E sperare di trovare qualcos'altro nel sottosuolo. Potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere un'idea. Speriamo, vediamo, facciamo qualcosa. Allora. Qua tra l'altro io non sento più un casino di niente, non so se si è abbassato il volume o che. No, ok, adesso sento di nuovo. Qua c'è dell'idrazina che non ci serve. Qua non avevamo esplorato perché, non mi ricordo, forse semplicemente perché eravamo andati dall'altro lato. Qua c'è qualcosa. È una cosa da prendere, quella sì. E mi sa che questa non abbiamo mica ancora ricercato. Allora, cerchiamo. Oddio, una tempesta, quello che sto sentendo. Può darsi, speriamo di no. No, no, penso di no. No, il cielo è pulito, quindi boh. Tutto tranquillo. Allora, andiamo a provare a sviluppare questa ricerca. Vediamo se per caso è qualcosa di nuovo. Mi auguro di sì, almeno un mezzo, qualcosa che possa sbloccarci un po'. O i pannelli solari, quelli sarebbero davvero utili. Anche se credo che ci richiedano del rame che dobbiamo andare a trovare giù sotto. Cos'è? Sarà mai... Pannello solare, ottimo, ottimo. E dobbiamo stamparlo da qua, dalla stampante. Non mi ricordo che cosa chiede. Pannello solare chiede... Ah, due composto, ottimo, che non abbiamo. Però non è così difficile da trovare il composto. Qua abbiamo dell'organico e della resina, Nespa. Eh sì. Allora, dobbiamo cercare del composto. Potremmo provare a esplorare in questa zona in cui non siamo andati tanto. Sì, so che abbiamo già un'unità di composto nello zaino, o forse anche due, ma ci servono più che altro per i teether se vogliamo andare a piazzare. Porca miseria, mi piazzi sto teether? Ok, oh, alleluia. Allora, andiamo un attimo in qua, in questa direzione, vediamo fino a che regge. Ok, vai qua. Già abbiamo finito i teether. Allora, creiamo dei teether. E piazziamone uno qua.
Qua c'era, mi sa, dell'organico forse? O è una caverna? No, c'era della resina. Ok, abbiamo ridotto noi in quel modo. Allora, oppla. Questo cos'è? Resina ancora? Sì, ma dietro c'è del composto. Ottimo. Devo farmare magari un po' di unità di composto che ci serve di brutto. Sarebbe comodo trovare una, cioè, la ricerca di un'astronave o di un mezzo comunque per muoversi con i dintorni. Allora, scava come se non ci fosse un domani, fintanto che c'è il sole, quindi ci ricarichiamo in fretta l'energia, perché altrimenti ah, comunque passa anche dalla nostra base l'energia, come potete vedere, sta passando attraverso i tether insieme all'ossigeno. Mi sa che non c'è più nulla qua, eh? No. Mi sa proprio di no. Vabbè. Qui cosa c'è giusto per dare un'occhiata? È una caverna. Diversa, no? Mi sa proprio di sì. C'è qualcosa di avvincente. Oddio, ci sono le cose velenose con il gas. Facciamo che torniamo poi magari un'altra volta, in un altro momento. Pensiamo a fare i pannelli solari intanto, tornare a casa e vedere se troviamo qualcosa nelle grotte che abbiamo là vicino a casa, senza andare così lontani. Allora, una cosa super comoda è il modulo di commercio, mi pare che si chiami, perché permette di scambiare delle risorse con altre risorse. Allora, mettiamo due composto qua, uno e uno, due, e facciamo un pannello solare, poi ne faccio subito un altro, perché questi qua sono, essendo più grandi, occupano due slot ma producono molta più energia, quindi sono molto più efficaci da piazzare qua. E quindi direi che ne faccio subito un altro. Vai, vada. Poi tanto abbiamo anche un po' di spazio qui in giro, possiamo metterlo anche tipo laggiù, qua dove ancora appunto non c'è niente, e ricaricano di brutto rispetto agli altri pannelli solari che sono un pochettino più scrausi. Allora direi che, visto che è notte, si sta facendo notte, possiamo andare giù sotto nella nostra cavernina e vedere se troviamo un po' di rame, qualcosa da ricercare. Forse l'idea migliore sarebbe qualcosa da ricercare. Allora, perché mo mi sembra che non abbiamo granché da produrre, fin tanto che non abbiamo. Allora, sti suoni non mi piacciono. Ok, mettiti qua. Ah no, finisce nel nulla, porca miseria. Posso riprendere il tether? Sì. Forse era per quello che non eravamo venuti qua in zona, perché allora, qua c'è una ricerca sconosciuto che andiamo a prendere molto volentieri e porterei magari su. Non so se già ora, ma non torniamo subito ora, perché altrimenti non facciamo un Kaiser qua nella grotta e torniamo sempre indietro. Proverei a vedere se per caso troviamo qualche cosa di un pochettino più accattivante. Oh, cioè non ammazzarti. Ok. Allora, di qua avevamo esplorato, mi sa di no. Allora. C'è qualche ricerca qua sopra, sotto, non lo so. Mi sa che non c'è niente. No, rimane sospeso nel vuoto. Dove sono i tether? Ah, sono troppo indietro. Ma mettiamo un altro Peter qua. Ok,
Anche solo per la luce, no? Qua non vedo un fico secco di niente che possa esserci d'aiuto. Mannaggia, se li piezzo male, si titer. Io non sto vedendo niente però di qua, neanche, ma neanche risorse. Forse laggiù in fondo quello a fare. Mettiamoci dei titer in giro che arrivino in questa direzione. I titer vanno come il pane praticamente. Infatti ne abbiamo finito già un altro slot, ma sono la nostra salvezza. Senza di quelli saremmo morti. No, ok. Proviamo a scavare qua sotto e vedere se per caso. No, non c'era niente sotto, ok. Allora, là. Laggiù in fondo mi sembra di vedere qualche risorsa che potrebbe essere utile. Cos'è? Mi sa che è del. Come si chiama? Composto? Sì. Strano che sia qui sotto. Ah, finiamo l'energia molto in fretta, ma facciamo che aspirarla da là. Ok. E magari riusciamo a fare un altro cosino di composto. Non ci starebbe male. Ottimo, ottimo. E direi che ci riprendiamo i titer, però. Visto che qua non c'è nulla, almeno ne risparmiamo. Allora, magari sbarriamo anche la strada, giusto per capire che non c'è nulla e non serve a niente venire di qua. Che sta a fare che fuma? Boh. Credo sia solo estetico in realtà. Allora, prenditi questo titer. Ah, qua chiudiamo in un qualche modo per capire che. Allora, E è con Ctrl che riesce a fare. O è con Alt? Sì, con Alt. No, facciamo una storia di questo tipo giusto per mostrarci chiaramente che non ha senso andare di là. Ok. Mi sa che è abbastanza comprensibile, che ne dite? Sì. Qua vuol dire è inutile andare perché ci siamo già stati. Oddio, là c'è del veleno che ci sta raggiungendo, ma noi ce ne andiamo anche via molto volentieri. Allora, qua, là ci sono delle piante strane e cattive. Stiamo scendendo, non lo so, non sto capendo bene. Se non altro il fatto di avere i titer permette di trovare sempre la strada d'uscita perché. Sotto quella c'è qualcosa, mi sa che quella è altra idrazina. No, quella non ha niente sotto. Allora, vai qua. Ha dei tentacoli, però che schifo. Sì, questa è altra idrazina di cui non so proprio cosa farmene. Visto che, fin tanto che non facciamo dei veicoli, è abbastanza inutile. E qua. Si scende, là sotto mi sembra che ci sia del rame o dell'alluminio comunque. Allora, però mi sa che qua è parecchio pericoloso. Allora. Ok, ciò. Cerchiamo di fare una sorta di scaletta per quanto possibile. Aia, 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 aia. No, dove sta finendo? Ma la smetti di buggarti con le animazioni? Porca creepy, i titer ci arrivano là. Ok, uno là. Mettimene uno qua. Oh, ok. Allora, è tutto un macello là, quindi dobbiamo sistemare un minimo. Per fare una cosa che abbia un pochettino più senso. Allora, vediamo se di qua si può salire ora. Aspetta, smorza un po' sta affare.
Sì, dai. Con difficoltà, ma si sale. Rame. Ok, questo ce lo prendiamo perché serve di brutto. E il rame non è così facile da trovare. Bisogna trovare le grotte. E abbiamo finito l'energia. Porca miseria. Ah, ma fuori c'è il sole, quindi ci sta fornendo energia tramite i tether, per fortuna. Allora, prendi tutto quel che c'hai. Di malachite, ok. Con control cos'è che era? Aspiana, prospetta, se io volessi fare tappare il buco, oh, ottimo. Sarebbe splendido, infatti lo è. Ottimo. Allora, là c'è dell'altro minerale, credo che sia. Non ho più tether, ma porca miseria! Sarà alluminio quello là sotto, là in fondo, allora. No, siamo morti per il gas velenoso, porca miseria! Allora, torniamo giù sotto a recuperare tutta la nostra roba immediatamente. Non c'è storia. E avevamo trovato un buon punto, avevamo trovato anche delle cose da prendere. Quindi andiamo su. Ma e questa? Si è buggata, mica l'avevo lasciata là in aria. No, qua avevano detto che era un vicolo cieco, no? Sì. Eravamo scesi di qua. Ok. Ok. Poi, passati di qua. Mi sa di no. Mi sa che eravamo andati dall'altro lato. Perché ti bughi in questi affari qua? Forse eravamo andati di qua. Sì. Era di qua. Perché di là eravamo andati l'altra volta. Sto giro non abbiamo più continuato l'esplorazione in quella direzione. Allora. Idrazina, che non mi interessa. Sì, ok, il punto di morte è in quella di direzione. Se potessi non buggarti, magari. Ecco, andiamo a recuperare la nostra roba. Piano, che ti spezzi le clavicole. Sì, le clavicole, i talloni e le caviglie. Allora, qua c'è tutta la nostra roba. Allora, prendi questo zainetto e rimettiti la roba. Se non altro i pannelli solari ce l'ha trasferiti in automatico anche se siamo morti. Allora, malachite, i tether. Ok, boh. Quello è a posto. C'è il nostro tizio là sotto. Scava un po' intorno che prendiamo staffare. Ok. E poi quello cos'è che è? Titanio o alluminio, ecco come si chiamava l'altro affare. Vediamo, secondo me ci riempiamo subito. In un niente. Due di laterite, ce ne stanno tre di laterite. Mi sa di no, anche perché ha preso dell'altra roba nel frattempo. Fine della laterite? No, qua? Ah, ma l'ha cicciato giù per terra. Aspetta, cosa abbiamo? Possiamo buttare della roba? Energia, sì, energia chi se ne frega. Dammi. No. Prendi sta laterite e mettitela qua, ok? E non ne abbiamo lasciati altri per terra, no. Ok. Allora, prendiamo sto qua e cerchiamo di risalire su un minimo. Allora, qua è un macello, però dovremmo. Allora, non salta, quindi. No. Non ci siamo capiti. No, ok. No, rotola giù, ottimo.
Andiamo in direzione di casa a riportare almeno una delle due ricerche che abbiamo trovato. Quelle piante fanno rumore quando ci avviciniamo, non vorrei che fosse qualcosa di pericoloso. Ma qua abbiamo fatto tutto questo giro di titer, possiamo risparmiarne di titer, eh? Allora, facciamo una cosa più efficiente, tipo... Ah, ma non serve! Cioè, togliendo quello abbiamo già risparmiato praticamente 1000 tether, quindi... Facciamo che... Allora... Ma star qua sotto sembra sempre che ci sia una tempesta incredibile. Sali su prima che rotoli giù tutto. Ok, no, non hai rotolato giù niente, meglio così. Perché se adesso fuori c'è una tempesta siamo... Fregati di brutto. No, è solo notte. Potremmo anche andare a prendere quell'altra ricerca prima di concludere l'episodio. Non so esattamente da quanto abbiamo registrato. Eh sì, sono circa 20 minuti. Quindi allora mettiamo la nostra ricerca qua affandosi. E intanto che ci scopre che cosa scopre. Tanto chissà se ce lo dice se siamo lontani. Mi auguro di sì. Ah, astronave. Ottimo. Ottimo astronave. Vuol dire che possiamo fare qualcosa per muoverci da questo posto del Menga. E andare in altri pianeti bellissimi. No, in realtà bellissimi più o meno. Dipende da che cosa ci capita. Ecco, da che cosa ha generato il mondo quando ha generato gli altri pianeti. Però ha scoperto qualcosa di nuovo e poi qua c'è quest'altro che cosa ci darà ora? No, devi metterti là. Ah, non abbiamo energia. E l'idrazina non la prende, vero come energia? Mi sa di no. Se lo prende solo come combustibile. No, infatti solo come combustibile. C'è un modo per trasformare l'energia in idrazina, ma non viceversa, credo. Allora, devo mettere poi... Tutta sta roba qua nel fonditore. Allora, laterite, malachite, malachite, malachite. Inizia a fare sta roba. Poi ti ci metto dell'altra laterite. E ha finito di nuovo l'energia. Perché non abbiamo scoperto ancora l'eolico, porca miseria. Quindi qua dobbiamo aspettare che arrivi il giorno. Quanto ci mette il giorno per muoversi? Ma dovrebbe spuntare a breve il giorno, credo, mi auguro. Sì, sta venendo il sole. Dai, quando si aprono i pannelli solari vuol dire... No, questa è una tempesta. Ok, adesso ci passa in faccia la tempesta. Di brutto. Però è giorno, perché i pannelli solari stanno facendo luce. Aia. Se non fossimo qua dentro saremmo morti. Con tutti questi sassi che sembrano pesantissimi tra l'altro dal rumore che fanno. Cioè volano come se fossero dei pezzi di cartone, ma fanno un rumore tipo dei macigni che vengono soffiati dal vento. Se non altro non rovinano niente della stazione, l'unica cosa che può essere devastata siamo noi. Ma noi siamo al sicuro. Guardate quello come si era glitchato. Sì, però adesso c'è anche un po' rotto, tempesta. Potresti anche andartene via. Cioè, capisco che tu vuoi che io muoia, ma anche no. Cioè, la prossima volta. Devo fare energia con i pannelli solari. Vatt, ok. Fine? Mi auguro. Sì, ok, sta arrivando energia in quantità. Ok, vai, tu fondi, tu riempiti, fai ricerca. Ok, vediamo cosa troviamo. Speriamo qualcosa di intelligente. No, cos'è un composto? Ma vaffanbrodo.
Mettiamo un composto là boh, per un pannello solare. A parte che non è che abbiamo bisogno forse così tanto di pannelli solari ora come ora, eh. Là abbiamo due resina. No, aspetta, questo composto teniamocelo da parte, tipo nello zainetto. Tanto per... Ho detto nello zainetto. Tanto per i titer ci servirà di sicuro. E dovremmo cercare... No, dovremmo fare delle cose. Allora, tipo... Abbiamo delle nuove cose sbloccate, non ricordo, però allora prendiamo della resina e mettiamola magari là. Sì, abbiamo una resina anche qua dietro forse, sì, prendi questa da qua dietro e mettiamola là, vediamo che stazione ci va a fare. Allora possiamo fare ricerca, che abbiamo già. Stampante già ce l'abbiamo, fonditore già ce l'abbiamo, spazio veicolo, ok, potremmo fare spazio veicolo con due di alluminio. E direi che ci sta di brutto perché allora, alluminio. Allora, metti l'alluminio là e l'altro alluminio. Tra l'altro ce l'ha messe tutte le risorse qua, dove le avrà messe? Dove le ha cacciate fuori le altre che non ci stavano? Rame. Alluminio, ma gli altri rami alluminio? Mi sa che ce li ha fregati, eh. Dove... Non li vedo mica per terra droppati da qualche parte. Mi sa che si è rimasti fregati da sta storia. Per mettere tutto insieme... Uia! Ha spianato tutto di brutto. Allora, adesso vediamo che spazi veicoli abbiamo a disposizione. Ma qua, sì, vedo solo quel pezzo di rame e basta. Non ci ha messo niente nell'inventario, no? Ma neanche l'ha piazzato da altre parti. Ok, mi sa che si è rimasti fregati. Qua c'è dell'altro rame, dell'altro alluminio, ma niente di che. Brutta storia, brutta storia. Allora, un rover, ci serve 4 di composto, potrebbe essere una buona cosa. La navetta o l'astronave. Allora, direi che il rover potrebbe essere un'idea carina. Costano tutti composto. E provano tutti a idrazina, vero? No, quell'altra costa rame. Mi sa che vanno tutti a idrazina e non abbiamo ancora cercato il coso che ci può convertire l'energia in idrazina. E andare a faramare sempre idrazina non è un granché. Qua invece con la stampante cosa possiamo fare? La pannella solare già ce l'abbiamo. Un posto non ci interessa, il trapano non ci interessa. Niente, tutte un po' schifezze. Allora, sarebbe interessante andare nel prossimo video a fare il rover, perché praticamente credo che sia la cosa più intelligente da fare in questo momento. Visto che non abbiamo granché d'altro da fare. E nulla. E vedere se troviamo per caso delle altre rovine o degli altri posti dove trovare delle unità di ricerca. Boh, però di idrazina no. Vabbè, ci sono delle risorse di idrazina là sotto, quindi potremmo effettivamente utilizzarla in quel modo. Vedremo. O forse possiamo mettere dei pannelli solari sopra il rover. Non mi ricordo più. Vabbè, lo vedremo nel prossimo episodio. Io intanto vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto e iscrivervi. Se per caso non l'aveste ancora fatto, lasciate un commento qui sotto. Ci vediamo la prossima settimana, sempre di sabato, con Astronia. Ciao a tutti, buona giornata.